close our eyes, we are in a space that is the darkness of the body. And this is the space that is enclosed within Rise, and the viewer is invited to occupy. Quando sono andato nel 2014 a Parigi, alla Musée de la Ville de Paris, ho ascoltato un'intervista di Lucio Fontana. E Lucio Fontana mi sembrava molto affine con Anthony Goldman. E per questo poi, quando ho sentito questa intervista, ne ho parlato con Luca Massimo Barbero, che conoscevo già da molti anni. Mi sono un po' avventurato così a chiedergli cosa ne pensava di questo tipo di dialogo tra questi due artisti. E infatti sono due artisti che proprio ragionano sul cosmo, no? Quindi Luca Massimo Barbero ha detto che questa cosa poteva avere un senso, una profondità, e quindi da lì è nato poi il dialogo tra loro due. La mostra nasce da un desiderio, come dire, comune in fondo, quello di un artista, un grande scultore, come Anthony Gormley, che incontra Lucio Fontana in una sorta di scoperta negli anni, soprattutto un Lucio Fontana pensatore. Dove si poteva fare una mostra così? A Venezia, sicuramente, Piazza San Marco, quindi il negozio Olivetti. È stata una persona, diciamo, che ha avuto la possibilità e ha creduto anche che con la cultura, con l'intelligenza, con la sensibilità si potesse portare dei segni di miglioramento della vita di tutte le persone. What we see here is Scarpa's extraordinary ability to play almost like a musician plays with the horizontal and vertical surfaces and linear divisions of architecture. Abbiamo voluto, come dire, tessere in questo spazio di Scarpa con Gormley e Fontana, e anche il tema, ovviamente, della figura del corpo, quindi un po' una sorta di bisticcio. E l'idea del dinamismo, l'idea invece del personaggio stante, quindi l'idea di costruire proprio anche le origini. L'idea di lavorare sulle tipologie del corpo e anche del corpo umano, in questo caso anche del proprio corpo, e così invece il tema del corpo in Fontana, che nello spazio diventa semplicemente dimensionante lo spazio coinvolto dal gesto e dalla luce. Questo è uno dei punti centrali, che l'idea che per Fontana il gesto è fondamentale perché il corpo vive di luce, di spazio, e la scultura non ha mai una fine, ha solo una grande dimensione. We have to think about space from a cosmic point of view. This was a revelation of those two drawings, Essentia and Concetto from 1946. In a brilliant way, completely confused, the whole relationship between energy and mass becomes dispersed. I mean, this in the end is at the root of, I think, Fontana and my connection. Thank you.
in a post-general theory of relativity, the idea of the dualism between mass and energy, between subject and object, between space and material, collapses into the idea of a continuum. Fontana non distrugge, crea, no? Cioè questa associazione curiosa per cui il buco di Fontana è una distruzione, ma assolutamente no, è un andare oltre, la luce passa di lì. Gormley, in un qualche modo nel suo senso plastico, non pesa, ma anzi pone un interrogativo allo spazio e alla dimensione dell'essere uomo. Perché c'è anche questo tema in questa mostra, cioè l'importanza per entrambi questi scultori non dell'oggetto, ma della scultura come fatto mentale e scatenatore, cioè agitatore di spazio. Quindi non è la collocazione di un oggetto in uno spazio, ma è proprio l'idea che l'opera è un condensato di pensiero che agisce sul luogo in cui, come dire, viene incontrata, viene vista, viene posta. Art has to be a place apart. We're living in a very disturbed world where events that we thought we would never see again after the Second World War are reoccurring. It's terribly important to reinforce the place of art as a place of possibility, of becoming, of, in a way, refuge.